ha governato bene deve vincere le elezioni. Fiducia nell'Europa e nella capacità della Puglia di saper sfruttare i fondi del MES che arriveranno al Sud. Anche per questo motivo il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti respinge l'idea che le destre sovraniste ed anti-europeiste possano vincere le prossime elezioni regionali in Puglia. Lo ha ribadito in Piazza Libertà a Trani durante il comizio di sostegno al candidato sindaco del centro-sinistra Amedeo Bottaro. La nostra agenda è sanità, scuola, lavoro, infrastrutture, digitale, e per questo abbiamo conquistato in Europa centinaia di miliardi. Per ora aprire una stagione nuova dell'Italia. La destra ha fallito perché quell'Europa la voleva distruggere, picconare, eliminare, anzi indicava nell'Europa il problema degli italiani, e invece è vero l'esatto opposto. E la nostra vittoria ha permesso ora di trasformare quella paura degli italiani in speranza di potercela fare. La destra è bravissima a raccontare i problemi degli italiani, ma è totalmente incapace a risolverli. Noi, con pazienza e persone per bene, non vogliamo solo raccontare agli italiani quali sono i loro problemi, vogliamo risolverli quei problemi. Abbiamo costruito le premesse per farlo, perché mai nella storia degli ultimi 30-40 anni si è potuto contare sulla massa di investimenti, di miliardi che stanno arrivando nel nostro paese. Forse qualcuno ci vuole mettere le mani sopra, ma noi lo impediremo, vincendo le elezioni anche qui e in Puglia. Noi siamo quelli che vogliono tornare a vivere. Il Partito Democratico, spiega Zingaretti, è pronto a giocare un ruolo da protagonista nella riconferma di Bottaro alla guida del comune di Trani dopo 5 anni di buon governo di centrosinistra. Ci volevo essere perché Bottaro se lo merita. Io so che cosa vuol dire fare l'amministratore, lo faccio da 13 anni, abbiamo alle nostre spalle anni drammatici per chi è stato sindaco o amministratore, e so che cosa vuol dire difendere la propria città. E qui voi avete avuto un grande sindaco che l'ha difesa e ha permesso di guardare al futuro a testa alta. Quindi non volevo e non potevo mancare, perché se lo merita e perché dovete difendere questa vostra bellissima comunità da chi, anche so, con una certa dose di trasformismo fa il furbo. E invece no. La politica è rigore, è coerenza, è battaglia, e qui l'ha garantita, ma l'ha garantita lui, non altri. La nostra campagna elettorale, commenta Bottaro, si fonda sui risultati ottenuti in questi 5 anni di amministrazione in cui Trani è stata trasformata e la sua identità di città, vocazione turistica e culturale rafforzata. Il sostegno dei vertici nazionali del PD e di una parte importante del governo al nuovo progetto amministrativo del centrosinistra, conclude il sindaco uscente, sta a dimostrare la concretezza del nostro operato. Per noi questo è un motivo di grande orgoglio, poter avere il segretario nazionale, il vice segretario nazionale, il ministro delle economia, il ministro del Mezzogiorno, tutti nella nostra città, evidentemente sono grandi punti di riferimento per un'amministrazione che verrà per 5 anni, che decreteranno veramente il volo per questa città. Ma dalla campagna elettorale noi l'abbiamo fatta amministrando, la più bella campagna elettorale della mia vita, non potevo mai immaginarlo, ho fatto il sindaco, continuo a farlo il sindaco fino all'ultimo giorno. Alcuni mi dicono che non sono in campagna elettorale, io dico che invece sono in campagna elettorale, perché amministrare la città fino all'ultimo giorno, oltre ad essere un dovere, per me è un gran piacere. Poterlo fare per i prossimi 5 anni credo che sia la cosa più bella a cui io possa aspirare. Spero che la città possa continuare a darmi fiducia.